Sotto le macerie del crollo in Lettonia resta ora anche la testa del presidente del ramo locale di Maxima. Il numero uno Gintaras Jasinkas è stato silurato dai vertici del gruppo che gestiva il supermarket, nel cui crollo sono finora morte 54 persone. La tragedia aveva mercoledì indotto alle dimissioni anche il premier lettone Valdis Dombrovskis.